Buongiorno a tutti e buongiorno a Pippo Bianco, direttore del Centro di Geodesia Spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana. Allora, Buongiorno. Pippo, cominciamo subito con l'attualità. Naturalmente il Centro di Geodesia Spaziale è un luogo di eccellenza di cui però stranamente si conosce poco rispetto all'attività. E allora, diciamo, in poche parole ce la riesci a sintetizzare? Sì, noi siamo l'unico centro operativo dell'Agenzia Spaziale Italiana, il maggiore centro operativo per essere corretti. E ci occupiamo in particolare di osservazioni della Terra da un paio di prospettive diverse. Una è quella che dà nome, il nome al centro stesso, è la geodesia Sì. spaziale, che consiste nella misura di parametri geodetici come la forma della Terra, le dimensioni della Terra, il campo gravitazionale, con varie tecniche, e l'altra è quella del telerilevamento, che consiste nel riprendere la superficie della Terra mediante satelliti artificiali che mandano le loro immagini a terra e noi le elaboriamo e le pubblichiamo e le mettiamo a disposizione della comunità scientifica. Ti seguivo mentre dicevi, ovviamente parlavi dell'osservazione della Terra e molto spesso, soprattutto in questo periodo legato al lockdown e a questa vicenda che ha riguardato tutto il pianeta, si parla di una osservazione della Terra e di una evoluzione anche delle immagini di ciò che presenta oggi il nostro pianeta. E quindi ti volevo chiedere, immagino che naturalmente siano, diciamo, le abbiate verificate anche voi, le abbiate osservate anche voi. Quindi che pianeta avete osservato negli ultimi 3-4 mesi? Ma risulta chiaro dalle immagini che in particolare non abbiamo ripreso noi, ma l'Agenzia Spaziale Europea con opportuni sensori, che le emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili, perdonino il gioco di parole, mostra una radicale diminuzione attraverso l'osservazione, se non ricordo male, del biossido di azoto. Per cui risulta chiaro che nel periodo critico sono calati drasticamente i consumi e di conseguenza è calato drasticamente l'inquinamento. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Allora, ultimamente è recente questa operazione, diciamo, verso lo spazio, portata avanti da un miliardario americano. Allora, quello che ti chiedo è se secondo te, per dirla tutta, la tendenza sarà quella di andare un giorno come ad una fermata dell'autobus e dire decido oggi su che pianeta posso andare. Ma penso proprio di no, perché i viaggi spaziali nascondono delle insidie tuttora difficilmente risolvibili. Basti pensare, per esempio, alle radiazioni che in un viaggio interplanetario ci colpirebbero, colpirebbero l'equipaggio delle stazioni delle navicelle spaziali. Risalgono a qualche anno fa, è stato un esperimento fatto da un miliardario russo che ha pagato un biglietto per la navicella Soyuz e risulta che abbia vomitato per gran parte del tempo, per cui la cosa non è stata particolarmente piacevole. Io ritengo che Elon Musk e gli altri abbiano fatto benissimo i loro conti, per cui Elon Musk ultimamente è entrato nel business dei lanciatori e ha portato la NASA in orbita dopo molto tempo, e per cui c'è un business importante per lanciare roba nello spazio e più che altro nelle telecomunicazioni, perché Elon Musk sta lanciando una costellazione di satelliti artificiali, 60 alla volta li lanciano fino Oh, mamma a mia. raggiungere la cifra di 12.000 satelliti per assicurare un collegamento internet a alta velocità da qualsiasi punto sulla superficie della Terra. E questo è un affare Certo.
si fa bene i propri corti, l'amico Elon Musk. Ovviamente. Allora, nel frattempo noi ti ringraziamo, manteniamo stretti i piedi sulla terra però, osservando ogni tanto dall'alto quello che accade, tu lo osserverai meglio di noi naturalmente. Per noi è tutto per oggi, grazie a Pippo Bianco, direttore del Centro di Geodesia. Grazie Antonella. Buon lavoro e... ci vediamo al prossimo incontro, che sarà altrettanto divertente, per dirla tutta. Grazie ancora. Ciao.